Oggi un'assoluta novità, un lavoretto con le pigne. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, il canale dove con una pigna al giorno levi il medico di torno. Ragazzi, sono andata in fissa con le pigne, e che ne ho raccolte 250 milioni perché mi venivano sempre idee nuove e quindi ne mettevo sempre tantissime, sempre una in più in busta. Ah, per questa si può fare questo, con questo si può fare questo. Quest'anno il Natale di Arte per te è un Natale che profuma di bosco, di pigna, di pino. Spero che non vi dispiaccia, a me piacciono tutte queste decorazioni con le pigne, anche perché vengono tutte molto diverse l'una dall'altra. E anche oggi faremo una cosa diversissima, un bellissimo albero di Natale con le pigne. Prima di creare il nostro albero di pigna, vi ricordo che se vorrete supportare Arte per te potrete farlo tramite il pulsante PayPal che si trova sulla home page del canale. Vi metto qui il link del video dove vi spiego il perché di questa novità, e soprattutto vi dico anche che vi aspetto sui miei altri canali YouTube: Ombretta, il mio canale di lifestyle, bellezza, cose da donna, chiacchiere, insomma è un canale dove ci sono anche molti uomini ma che principalmente tratta la sfera femminile, e vi aspetto anche su Due Cuori Una Cappa, che è il mio canale di cucina che gestisco insieme a quel burlone di mio marito Gabriele, che a detta di molti è molto più simpatico di me. In più vi aspetto anche su Instagram e su Facebook, cercate Arte per te sia su Instagram che su Facebook per essere sempre in contatto fotografico o tramite post con la sottoscritta. Bene, adesso basta parlare, prendete le pigne perché si va a creare. Oggi creiamo un bellissimo albero di Natale. Spostiamoci di là e vediamo come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro alberello di Natale con le pigne. Allora, ci occorreranno un bel po' di pigne. Io ne ho qui, come vedete, ben 5-6, però nella loro parte essenziale. Infatti, di ogni pigna io prenderò le squamette della pigna, o microsporofilli, detta in termine aulico. Noi chiamiamo le squamette che ci viene più facile. Quello che però mi preme dirvi è che non è facile togliere le squamette dalla pigna, soprattutto se la pigna è fresca. Quindi, se prendete una pigna in natura, quello che dovete fare è prenderla e essiccarla o nel forno a 70-80 gradi per una quarantina di minuti, oppure in microonde per 5 minuti, stando però sempre dinanzi al microonde, perché la resina che contengono potrebbe prendere fuoco. Con me non è successo, però riscalda enormemente. Quindi ogni minuto aprite lo sportellino, date una controllata, richiudete e fate andare il microonde. In 5 minuti il microonde sono pronte. Quindi un 5-6 pigne, una bacinella, dell'acrilico bianco, un pennello. Per lucidare userò la gomma lacca, ma se volete potete utilizzare una qualunque vernice spray lucida. Un anice stellato, forbici, cutter, ma soprattutto una pinza, un pennello, pistola per colla a caldo e relative stecche, un cartoncino bello resistente. Io questo che da questa parte è dorato e dall'altra parte è bianca, non importa il colore, tanto non si vedrà alla fine. Una matita. Allora, iniziamo subito e iniziamo proprio dal cartoncino. Prendiamo un cartoncino A4 o un rettangolo che ci piaccia e lo giro a mo' di alberello, così. Formo un alberello dell'altezza desiderata facendo così. Ricavo dapprima il cono, poi con un punto di colla a caldo lo fisso nella parte che voglio stia adesa, così, e tengo ben serrato con le forbici. Quindi dal punto più basso taglio dritto il mio cono e pareggio la base. Poggiamo il nostro cono di cartoncino per vedere se la stabilità è buona e se anche la forma è idonea. Quindi mettiamo della colla a caldo anche nel giro interno
e fissiamo per bene la nostra carta. Una volta formato il nostro cono, saremo noi a decidere quanto deve essere alto, tagliando più o meno la sua la sezione in basso. Io lo faccio un po' più bassino. Perfetto, questa sarà l'altezza del mio alberello, più o meno un 22 centimetri. Questa è la parte più perniciosa di tutto il lavoro. Con una pinza cominciamo a rimuovere la parte centrale. Io vi dico che se non avete fatto seccare bene le pigne, questo lavoro diventerà difficilissimo. Mentre facendo seccare le pigne, guardate, il legno diventerà poco fibroso, le fibre si asciugheranno e quindi spezzarlo diventerà abbastanza agevole. Una volta tolto il nucleo centrale, così, in maniera molto facile, con queste pinze piccoline si fa subito, ma potete farlo anche con delle forbici molto robuste. Adesso a poco spezzate tutte le squamette, avendo cura di non romperle troppo, quindi spezzatele con una certa delicatezza. Arrivati a questo punto, voi continuate a sbucciare la pigna, diciamo così, a pelare la pigna, con le forbici pareggiate la parte superiore praticando dei piccoli taglietti, così. Quello che dovrà rimanervi sarà questo pezzettino e mettete da parte in un sacchetto tutti questi pezzettini. Buon lavoro! Cominciamo a foderare con le squamette tutto il nostro alberello. Come vedete, queste sono squamotte perché sono di pigne un po' più grandi e hanno colori differenti perché è differente il livello di stagionatura delle mie pigne. Ce n'erano alcune più giovani, alcune più vecchie, ma questo renderà ancora più affascinante il nostro manufatto. Mettiamo un punto di colla a caldo e leggermente più in basso di dove finisce il cartoncino facciamo scendere le nostre pignette e mettiamole una accanto all'altra. Componiamo così tutto il primo giro. Sul primo giro, lì dove c'è lo spazio in mezzo, poggiamo un altro giro appena appena su di pignette in modo da coprire tutto il cartoncino. Tra un passaggio e l'altro eliminate tutti i filamenti, perché sennò alla fine avrete un groviglio di filamenti, quindi vi suggerisco di passarlo tra una mano e l'altra di squamette di pigna. Da questo momento in poi potrete continuare a sovrapporre intermezzando nello spazio appunto che si pone tra una pigna e l'altra, per esempio qui. Poi andiamo avanti e la mettiamo qui. Mano a mano che arrivo in cima cerco di trovare delle squamette via via più piccole in modo da assecondare quindi anche l'andamento dell'alberello. Giunti proprio alla fine, non soltanto dovremo prenderli piccolini, ma dovremo anche appuntire il loro andamento, così.
Quindi rifiliamoli in modo che finiscano bene a punta. E adesso il nostro alberello è bello e pronto ed è carinissimo. Io che sono un pochettino pignola, adesso... Cos'è questo di sottofondo che sento da parte del regista? Sei pignola perché fai le pigne? Sono pignola con le pigne anche. Allora andrò a scovare tutti i punti in cui magari posso inserire sotto le varie squamette una squametta per riempire maggiormente. In che senso, ombretta? In questo senso, vedete? Allora vi faccio vedere, tipo qui che c'è una grande distanza tra una e l'altra, vorrei inserirne un'altra. Dove c'è qualche buco, qualche falla, andare a inserire un'altra squametta per riempire il tutto. Quindi sistemo visivamente ciò che ho davanti andando a riempire le lacune e dopodiché ci vediamo di nuovo qui. A questo punto siamo pronti per mettere il puntale, e cosa se non una bellissima stella di anice stellato. Io adoro questa spezia per la sua forma stupenda che si confà perfettamente a 250 applicazioni nei lavoretti. Allora metto un punto di colla, proprio un puntino, e ragazzi io metto il puntale dell'albero. A questo punto è arrivato il momento di rendere laccato e lucidato il mio alberello. Io ho qui della gomma lacca, se non sapete cos'è vi allego il video su come prepararla e su che cos'è, ed è un lucidante naturale bellissimo, vedrete la finitura che darà, sarà spettacolare. E adesso con un pennellino ripasso tutto con la gomma lacca. Metto la gomma lacca o la vernice anche per sigillare l'alberello, che essendo in legno ed in fibra naturale è sempre meglio rendere inattaccabile dai parassiti, e la gomma lacca lo protegge abbastanza, la vernice di più devo dire, perché la vernice è chimica, quindi è un deterrente per gli animaletti. La gomma lacca è naturale, quindi lo protegge, ma fino a un certo punto. Comunque questo trattamento rende anche molto più semplice spolverare il manufatto, perché questa gomma lacca, come gran parte delle vernici, è impermeabile, e quindi con un pannetto bagnato sarà semplicissimo spolverare il nostro alberello. A questo punto tutto bello caramellato, facciamolo asciugare un momentino. Ci starà pochissimo per asciugare. Ultimo step della nostra decorazione, un po' di neve. Prendo un pennello abbastanza grande, lo carico un po' di acrilico bianco, ne scarico l'eccesso sul tappo e piano piano passo sulle punte. Senza acqua, perché sulla gomma lacca non attecchirebbe, mentre l'acrilico così passato al naturale invece prende. Quindi diamo una leggera imbiancata al nostro alberello. Se vi piace invece più country, semplicemente color legno, potete anche lasciarlo al naturale. Ed ecco qua il mio bianco Natale in un alberello fatto con le pigne. Ora lo lascio asciugare completamente. Spero che vi sia piaciuto questo splendido oggetto fatto con poco, ma che come vedete è diventato un oggetto d'arredo veramente veramente bello, ottimo per regalo di Natale o semplicemente per decorare la nostra casa. Grazie per la visione, ci vediamo dopo le foto. All the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
che bello il nostro bellissimo alberello di Natale con le pigne, è meraviglioso. Questo potrà essere un bellissimo cadeau da far trovare ai nostri ospiti come regalo di Natale. Sono sicura che piacerà tantissimo, è un regalo di gusto molto fine, fatto con elementi naturali ma soprattutto fatto dalle vostre mani, e quindi quel quid in più del tocco artistico che solo un regalo handmade può dare. Io spero che questa idea vi sia piaciuta. Vi ricordo che per fare delle belle decorazioni e dei bei regali non serve spendere un patrimonio, ma serve semplicemente investire un po' di amore in ciò che si fa e la propria creatività per creare qualcosa di veramente bello e fantasioso. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e soprattutto venitemi a trovare sempre qui per il prossimo video. E se non sei ancora iscritto al canale, cosa aspetti? Iscriviti e, visto che siamo in periodo di Natale, schiaccia la campanella, così sarai avvertito per ogni video nuovo che uscirà su Arte per Te. Basta, non parlo più ragazzi, andate a raccogliere le pigne e andate a creare una foresta di alberi. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ci vediamo la prossima volta sempre qua. Buona preparazione al Natale, ciao!